Innanzitutto complimenti agli organizzatori per questa festa, è la prima festa della Lega, ma qui a Saluzzo, ma è già una grande festa dal punto di vista dell'organizzazione e una grande festa dal punto di vista della presenza. Qualche ora fa, due ore fa, abbiamo inaugurato la nuova sede di Barge e come potete vedere la Lega ha vinto le elezioni regionali, io sono stato eletto Presidente della Regione, ma per noi questo non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza per radicarci ancora di più nel territorio, sul territorio, per fare in modo che la Lega diventi veramente quel, in Piemonte, quel grande movimento popolare che vuole essere il punto di riferimento del territorio. Non è questione di destra o di sinistra, la Lega è il movimento della gente, è il movimento dei piemontesi, è il movimento dei cuneesi. E allora per diventare ulteriormente ancora più forte c'è bisogno che si radichi sul territorio e noi possiamo farlo. Perché possiamo farlo a differenza degli altri? Perché noi siamo fatti di gente vera, di volontari, di militanti che lavorano, che sono tutto l'anno in mezzo alla gente. Perché noi abbiamo dei politici che non vengono qui soltanto quando ci sono le elezioni per cercare il voto, ma che ci sono sempre, in estate alle feste della Lega, non nei salotti, alle feste della Lega, e che ci sono tutto l'anno con le tante manifestazioni. E in più abbiamo una classe dirigente, avete visto? Abbiamo una grande presidente della provincia, Cuneo, facciamole ancora un applauso. Abbiamo assessori provinciali, consiglieri regionali, insomma una classe dirigente che sta crescendo e abbiamo tanti giovani dietro. Quando un partito ha tanti giovani ha un grande futuro, noi abbiamo tantissimi giovani, quindi abbiamo un grandissimo futuro davanti. E questo ci tenevo a dirlo perché qui sì, abbiamo vinto le elezioni, però da qui si parte per un lungo percorso. Vi dico che potete, io sono tranquillo, lo so che mi stanno facendo di tutto, che ci stanno facendo di tutto, una schifezza dietro l'altra, però questa ci dà la dimensione di quanto importante sia stato il risultato che abbiamo raggiunto. Loro pensavano di continuare a detenere il potere, non a governare, pensavano di essere invincibili perché avevano messo una cappa sul Piemonte. No, noi abbiamo vinto, loro non erano invincibili e il popolo, la gente ha scelto il cambiamento. E allora invece di accettare sportivamente il risultato delle elezioni, allora no, hanno cominciato a trovare i cavilli, a pensare ai cavilli, a dire che questo risultato non andava bene perché semplicemente non avevano vinto loro, semplicemente non aveva vinto lei, quella che ha governato per i 5 anni e ci ha lasciato il Piemonte in una situazione veramente triste, disastrosa. Allora pensava di ritornare lei, e però non c'è storia, non c'è storia perché le elezioni le abbiamo vinte noi, liberamente, democraticamente, e perché poi la legge è chiara, possono trovare tutti i cavilli del mondo, ma la legge dice che quando tu voti, voti una qualsiasi lista, voti automaticamente anche il presidente. E se tu vuoi votare un altro presidente devi dare il voto disgiunto, perché adesso si sono inventati anche questo, che bisogna mettere
mettere la doppia croce. No, basta una croce sola su una qualsiasi lista e automaticamente il voto va anche al presidente. Se tu vuoi, puoi fare il voto disgiunto. Infatti tanta gente ha votato per me, sicuramente dando il voto disgiunto, e i risultati infatti parlano con riferimento poi ai voti sui singoli candidati. Dico questo per dire che la legge è uguale per tutti, e alla legge si devono attenere anche i giudici. Non è che i giudici possono cambiare la legge, questo è poco ma è sicuro. Per questo siamo fiduciosi e abbiamo le spalle larghe e stiamo sopportando tutta questa schifezza che ci buttano addosso. E quando dico questo, dico che la politica dei ricorsi è una politica che per la sinistra sarà un boomerang per molti anni, come un boomerang la politica dei salotti. Io vedo questa festa, e ho visto la festa di Torino e ho visto la festa del PD. A proposito, è venuto qui da noi a parlare il sindaco, avete visto la differenza, l'ha già ricordato giustamente la presidente Gancia. Qua non sono volati fumogeni, non ci sono state contestazioni, abbiamo ascoltato, abbiamo anche fatto un applauso finale di cortesia. Questo ci dà la dimensione della differenza tra la Lega e gli altri, no? La festa del PD sembrava di essere in un gigantesco salotto, una grande costruzione, un po' come il grattacielo dell'architetto Fuxas, no? Lì si vede che hanno tanti soldi da spendere. Le nostre feste sono le feste del popolo, sono feste di popolo, qui c'è la gente comune che mangia sui tavoli di legno, che mangia la carne che viene preparata dai nostri militanti, perché questa è la Lega. La Lega che sta portando avanti un grande processo di riforma, e quando bisogna tirare fuori qualcosa che hanno messo sotto, e cioè quella qualcosa che hanno messo sotto, che hanno schiacciato anni e anni di Stato centralista, è l'autonomia dei nostri territori. Allora per tirarla fuori ci vuole una gigantesca tenaglia, che è la stessa tenaglia che taglia le catene che hanno sempre legato, che serve per tagliare le catene che hanno sempre legato il nord a Roma. E questa tenaglia è composta, diciamo, da due pezzi di ferro che sono uniti al centro, e il perno di questa tenaglia è Umberto Bossi, è lui, senza di lui non saremmo qui, senza di lui tutto questo processo di cambiamento non sarebbe in atto. E i due pezzi di ferro che sono legati sono un pezzo a Roma, perché la Lega è a Roma per fare le riforme, e l'altro pezzo è rappresentato dalle regioni, perché è nelle regioni che si attua il federalismo. A Roma si approvano le riforme e qui a Torino, come a Milano, come a Venezia, invece il federalismo si attua. E questa straordinaria tenaglia si sta stringendo finalmente, sta liberando il nord, sta liberando il Piemonte, sta liberando la Lombardia, sta liberando il Veneto. Perché questo federalismo lo stiamo tirando fuori, lo stiamo tirando fuori. E noi abbiamo soltanto questo come obiettivo, e non abbiamo paura di niente, e diciamo le cose come stanno. Per esempio diciamo che quando vogliono rifare i pasticci da Prima Repubblica, i giochini, noi diciamo stop, Bossi dice stop, perché noi vogliamo la chiarezza. Se questo governo non ha più la maggioranza per governare, bisogna ritornare alle elezioni, perché è il popolo che deve votare. Noi siamo pronti, non abbiamo paura, perché possiamo guardare in faccia la gente a testa alta, e siamo sicuri di rivincere e di ritornare più forti di prima, per poter continuare quel processo di cambiamento e per attuare il programma elettorale. Però sappiate, e ve lo dirà Calderoli, che il federalismo è già stato approvato, e con gente come loro, con Bossi e Calderoli, i decreti attuativi vanno avanti e si rispetteranno tutti i tempi. Io vi posso dire, da presidente della regione, che stiamo facendo le riforme qui in Piemonte, le cose stanno cambiando. Lo so che facciamo paura, ma stanno cambiando, perché per esempio abbiamo
varato un piano straordinario per il lavoro e per l'occupazione, e cioè abbiamo detto basta con la delocalizzazione, quella che vuole la sinistra, Prodi, voleva Prodi, che ci diceva che la Cina era un'opportunità, e invece proviamo a fare la rilocalizzazione, e cioè a creare posti di lavoro qui. Non è una sfida facile, perché nessuno ha la bacchetta magica, però noi siamo determinati ad accettarla e a portarla avanti, e i piemontesi lo sanno, ci hanno dato fiducia e vedono già i primi risultati. Così come nei prossimi giorni presenteremo un nuovo piano sanitario, una nuova organizzazione del modello sanitario, per fare che cosa? Per ridurre gli sprechi e per aumentare i servizi. C'è bisogno esattamente di questo, di pensare ai piemontesi. E io ho sentito dire, parlare di xenofobia, eccetera, eccetera. Forse qualcuno non ha ben capito una cosa. Allora noi siamo persone civili e la spieghiamo. Dire che bisogna difendere i piemontesi non è razzismo, è giustizia! Giustizia! Perché io mi vergogno quando un nostro anziano che ha lavorato una vita e magari ha la pensione minima, e non ha i servizi. Io mi vergogno quando un anziano viene scavalcato e non viene rispettato da chi pensa di arrivare qui, ultimo che arriva meglio si accomoda. Io mi vergogno e dico che non è giusto. Non è giusto. E non c'entra niente con il rispetto. Noi rispettiamo tutti, anzi, chi viene qui sul nostro territorio ed è in regola, è giusto che abbia i diritti, è un lavoro regolare. Però ricordiamoci che noi abbiamo un dovere di rispetto nei confronti della nostra gente. Ricordiamocelo sempre. Piemont Liber.